Il Comune di Napoli ha promosso insieme a Libera, a Lega Ambiente e a una rete di realtà, tra cui l'Università Federico II, la Fondazione Banco Napoli, ma anche la Fiera dei Beni Comuni, che quest'anno giunge alla nona edizione, CiviLab, il Festival dell'Economia Civile, che per la prima volta arriva a Napoli, perché economica è l'analisi delle difficoltà che ci sono contemporanee ed economica può essere una risposta per il futuro che in realtà viene da lontano, dal pensiero di Genovesi, che nel 1700 ha teorizzato il sistema economico come uno strumento che vede al centro la persona, la felicità pubblica, il bene comune, le virtù civiche. Due giorni di dibattito per condividere un percorso di cambiamento attraverso un festival dell'economia civile. Venerdì e sabato in Piazza del Gesù ci saranno laboratori per studenti e workshop aperti al pubblico sui temi del festival, seguiti da una plenaria dal titolo Le città del cambiamento nell'aula magna dell'Istituto Genovesi. 150 le realtà che si sono iscritte ai workshop che ci saranno nella giornata di venerdì il pomeriggio. Sono 4 le università coinvolte, sono 20 gli istituti scolastici di scuole medie e secondo grado anche che la mattina lavoreranno a dei workshop e la plenaria attesa la giornata del sabato, ovvero in Piazza del Gesù, vedrà la possibilità di restituire i lavori di questi workshop e di questi laboratori all'amministrazione comunale per accogliere pratiche e proposte che noi ci impegniamo a realizzare. Abbiamo lavorato in sinergia, assessorato ai giovani, assessorato alla scuola, ai beni comuni, al lavoro, al welfare e lo abbiamo fatto perché crediamo in una visione della città che può ribaltare un'immagine propria anche attraverso un'economia diversa, un'economia della felicità, un'economia delle persone.